Giuseppe, buon pomeriggio, sei in diretta su Radio.0, volevamo farti gli auguri di buon Natale. Oh, cari ragazzi di Radio.0, come state? Noi stiamo bene, te come va? Il pungiglione punge sempre? Siamo sempre sul pezzo, naturalmente, con alti e bassi, però cerchiamo di mantenere la barra sempre dritta. questo è importante. Alla Coulibaly, diciamo così, la barra alla Coulibaly. Giuseppe... Allora, ragazzi, io posso dire una cosa, perché certo. Si accusano sempre di essere uno un po' contro il Napoli, contro i tifosi del Napoli, cosa falsa. No. Se c'è una cosa nel calcio che spero quest'anno, adesso toccatevi tutti. Già lo stiamo facendo, da tempo. Ferro, le donne col ferro, voi dove mettere, che Napoli vinca. E allora, Giuseppe, guarda, prendiamo un impegno il giorno 24. Se il Napoli vince lo scudetto, sarai ospite nostro a Napoli, nel migliore albergo di Napoli, verrai a festeggiare con noi. Paga pelliccia. Questo paga pelliccia. Pago io, assolutamente. Pagusciani, però volevo aggiungere una cosa. Facciamo così, un scudetto euro. No, solo scudetto. Cruciani, permettimi di dirti, sono Andrisani, ciao Cristiano, non volevo salutarti, innanzitutto farti gli auguri, si parlava a microfoni spenti quando Mario ci ha detto che ti avrebbe chiamato, che tu sei una persona che dice cose scomode, però io da napoletano, da tifoso anche del Napoli, giornalista che segue il Napoli, devo dire che 99 su 100 tu dici sempre cose effettivamente giuste e molto apprezzabili, lo dici magari in una maniera scomoda, ma quasi sempre hai ragione, quindi ben vengono le persone guarda, che giuste, dicono la verità. Giuste non lo so, una cosa sicura è che non ho pregiudizi e non è che abbia delle simpatie o antipatie, guardo le cose e cerco poi di dire la mia, quello che penso sempre, difficilmente poi mi tengo le cose, no? Ecco Giuseppe, tengo qui abbiamo avuto Pelliccia, anzi abbiamo ancora Pelliccia che ha fatto cantare O Sole Mio a Giletti, quello è stato un momento straordinario, momento di radio, qualcosa di clamoroso. Un momento grandioso, devo dire che sono stato anche un po' invidioso, perché è stata una bella idea, perché credo che il giorno prima o il giorno stesso, poi ogni tanto facendo mille cose magari non mi viene l'idea quella bella, però effettivamente era una bella idea, perché era il giorno stesso in cui poi lui disse da noi alcune giorno cose, dopo, eccetera. Sì. Però l'idea di farli cantare O Sole Mio, devo dire, è stata fantastica. Giuseppe, appena sarò su verrò a trovarti, va bene? Va bene. Ciao, tanti auguri a te, a tutta la tua famiglia, alla piccola e a tutti. Augurissimi Giuseppe. Ciao Giuseppe. Viva la radio sempre. Sempre.